Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. ...4-5-1 il modulo con cui scenderanno in campo, se le notizie che ci arrivano sono corrette. Questo modulo è utile quando una formazione non può permettersi di affrontare l'avversario a viso aperto. Ma l'efficacia è fortemente legata all'abilità dell'uomo solitario in attacco. Mantenere la palla e far salire i compagni sono la chiave. La punta giusta là davanti può far fruttare al meglio la decisione di schierare 5 uomini di centrocampo anche nella fase offensiva. E ora si fa sul serio. Si parte. Canales. Fekir. Ottimo pallone in profondità. Beccato in offside da guardaline. La mette in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Si libera la grande. Va al tiro e c'è il gol della Roma. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Fekir. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così, Joaquin! Joaquin ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Cristante. Passaggio in avanti nello spazio. Rimane il portiere da battere. Ci prova. Beh, questa idea del cucchiaio non granché, eh. Ha comunque impensierito il portiere. Palla Mkhitaryan. Palla filtrata per Dzeko. E ora deve concludere. Prova a tirare. Supera la linea. Gol! Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. La Roma ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Dunque. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Può andare! C'è fallo! Ed ecco il colpo di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo.
Fazio. Bruno Perez. Cristante. C'è la palla lunga in avanti. Il pallone arriva a Dzeko. Joaquin. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Canales. E passa. Pronto al tiro. Un sacco alle spalle del portiere. E hanno trovato il gol in pieno recupero. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. 2-1 il punteggio, è stata una partita molto intensa con già 3 gol e ovviamente tutto è ancora possibile. Si riprende con il secondo tempo. Nessun cambio per le due compagini nell'intervallo, a quanto pare. Fekir. Canales. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Fekir. Tocco preciso. C'è spazio, occhio! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Riceve in ottima posizione. Effetto al cross. La toglie dalla porta. Dzeko. Possibilità di colpisce il pallone. E il palo salta al portiere. Palla allontanata senza troppi complimenti. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Occhio al tiro. Ci prova di nuovo. Gol, non sbaglia. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È praticamente immarcato. Tiro di Zaniolo! E arriva il gol! 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Fekir. Cristante. Che tentativo! Aveva colpito bene, era un buon tiro questo. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Bartra, pallone lungo in verticale. Canales, autore di una rete in questa partita. Zaniolo. Qui può partire il contropiede. E l'arbitro chiude qui la partita. Hanno dominato la partita in tutti e 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo.
Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Ricambio ringraziamenti.